L'ennesimo successo annunciato. La 74esima edizione della Fiera del Levante va in archivio con numeri che testimoniano l'efficacia delle innovazioni apportate e prospettive ancora più seducenti per pubblico ed espositori. Nei 9 giorni della Campionaria barese, oltre 900.000 visitatori hanno percorso i viali ed affollato i padiglioni del quartiere fieristico. Più di 800 gli espositori che hanno proposto una vastissima e diversificata offerta molto apprezzata dal pubblico. La fiera consolida anche il suo ruolo di importante partner per l'espansione dei traffici commerciali e dei rapporti diplomatici. Oltre 40 paesi esteri, la prima volta di Kuwait e Yemen, e l'avvio di un nuovo modello di integrazione europea, cioè la macro-regione adriatico-ionica. Questa fiera c'è, il popolo, che è la cosa fondamentale, perché la fiera è un appuntamento legato all'identità della Puglia. La Puglia senza la Fiera del Levante è una Puglia che le mancherebbe un pezzo di anima. Ma qui anche la vetrina delle eccellenze, dell'intraprendenza, della genialità e anche dello spirito economico della Puglia. Quello che è mancato è l'appuntamento con le classi dirigenti. Una classe dirigente largamente segnata dall'egemonia di Umberto Bossi e della Lega, diciamo, trattiene a malapena il disprezzo nei confronti del Sud. Tante volte ci si è chiesti se la Campionaria è utile. Beh, io penso che dalla gente che c'è, dall'interesse, dagli spettacoli che ci sono in fiera, dai più di 100 convegni che si sono svolti in questi giorni, la fiera Campionaria abbia un suo interesse. È una fiera di comunità, una fiera di pubblico, una fiera che interessa tutti e soprattutto una fiera che mette in mostra anche la creatività. E a proposito di creatività, una delle novità più interessanti della Campionaria 2010 è stata sicuramente la Puglia creativa nel padiglione istituzionale della Regione. Una vera e propria esplosione di genio ed inventiva che si è tradotta nelle più di 50 performance di teatro, danza e musica con 10 musicisti e 7 compagnie pugliesi. Le attività di Puglia Sounds e Teatri Abitati hanno prodotto durante la Campionaria CD promozionali, videoclip, book fotografici e materiale di comunicazione. Una bellissima festa con mille prodotti d'arte nel campo della musica e nel campo del teatro, un futuro per i nostri ragazzi. Alcuni sono stati già individuati da etichette musicali nazionali. Questa è la Puglia che cresce, non sono soltanto gli artisti, ma anche i tecnici, anche chi si occupa dei servizi, una prospettiva per il futuro.